Probabilmente suona come una panacea, ma le zucche fanno bene al sistema immunitario, alla vista, ai capelli e al cuore. Potrebbero anche tornare utili se soffri di insonnia. Questo perché questo grande frutto arancione è ricco di vitamina C, che rafforza il tuo sistema perché questa vitamina aumenta la produzione di globuli bianchi. Le zucche sono molto simili alle carote, sono ricche di carotenoidi. Sono loro che fanno bene alla vista e proteggono dai raggi UV. Se mangi un po' di zucca ogni giorno per un mese, noterai che i tuoi capelli saranno più luminosi. E tutto questo perché questo frutto è ricco di un sacco di minerali essenziali che funzionano meglio di qualsiasi maschera per i capelli. E poi, per chi continua a rotolarsi nel letto e semplicemente non si addormenta, le zucche possono essere un'ottima soluzione. Non il frutto stesso, ma i suoi semi, che contengono un amminoacido chiamato triptofano. Il triptofano viene convertito in serotonina, l'ormone della felicità, che in seguito si trasforma in melatonina, l'ormone del sonno. Degli studi dimostrano che mangiare mandorle quotidianamente in piccola quantità può aiutarti a perdere peso. Le mandorle sono ricche di vitamina E, che sarebbe ottima per l'inverno quando siamo più soggetti ad ammalarci. Sì, però non esagerare, una manciata è più che sufficiente. Non mangiarne più di 8 o 10 perché un consumo eccessivo potrebbe essere tossico. Ehi, se sei come me, stanco di avere raffreddori ogni stagione o influenze, allora sgranocchia delle carote. Proprio come le zucche, sono ricche di vitamine A e C, indispensabili per il tuo sistema immunitario. Ma non pensare di poterti sbarazzare dei tuoi occhiali. La tua vista non diventerà magica. È soltanto una leggenda questa. Ma anche se queste verdure non ti aiuteranno del tutto, gli antiossidanti in esse proteggeranno i tuoi occhi dalla luce nociva. Se la pasta è il tuo piccolo piacere proibito, beh, non è poi così male. Primo, perché non contiene molti grassi. Secondo, ti fa sentire sazio più a lungo e ti impedisce di fare pause per uno spuntino. Certo, dipende sempre da che condimento ci metti. Evita di metterci maionese, e lo dico non si sa mai, insomma, de gustibus. Oppure opta per la pasta integrale. Ci sono molti altri cibi spazzatura che puoi mangiare senza sentirti in colpa. I popcorn, per esempio, sono ricchi di fibre, che ancora una volta ti mantengono sazio, e sono ottime per il tuo intestino. Ma parliamo anche della digestione. Allo stesso tempo il tuo spuntino ideale da film può aiutarti a perdere un po' di peso. Eh sì, perché sorprendentemente hanno uno scarso apporto calorico. Ancora più scioccante, i popcorn sono un fantastico antistress. Qualunque cosa ti faccia venire voglia di strapparti i capelli, provoca anche problemi al tuo corpo, anche a livello cellulare. Gli antiossidanti nei popcorn aiutano a riparare quel danno. Ma non esagerare con sale e burro, è meglio che i tuoi popcorn siano un po' più insipidi. E c'è anche un modo gustoso per perdere peso se sei fan del cibo piccante. Le salse piccanti danno quel tocco che ti piace e ti aiutano a frenare ogni appetito. Sai, è tutto a causa della capsaicina, un composto chimico contenuto nella maggior parte delle salse piccanti. Questo composto si trova principalmente nei peperoncini e abbassa i livelli dell'ormone della fame, ovvero la grelina, nel tuo organismo. Allo stesso tempo aumenti i livelli dell'ormone incaricato di ridurti l'appetito. Wow, due piccioni con una fava! Spezie come il cumino e la curcuma sono più sane di quanto pensi. La curcuma ha potenti proprietà antivirali e aiuta a combattere le infiammazioni. Il cumino è anche ottimo per combattere i batteri cattivi ed è super salutare per il cuore. Anche se l'olio di cocco contiene alcuni grassi saturi cattivi, si digerisce facilmente e fa bene al peso e ai tuoi livelli di energia. Questo prodotto aiuta il corpo a bruciare i grassi e fornisce al cervello energia rapida, per non parlare dei benefici ai capelli e alla pelle. Strofinane un po' sul viso e sui capelli dalla radice alla punta, è molto idratante. Gli M&M's potrebbero non essere i dolci più salutari, ma quelli blu sono un po' magici. Il colorante alimentare in essi contenuto si chiama blu di comma C. Alcuni ricercatori affermano che questa colorazione può ridurre i danni causati dalle lesioni alla colonna. Questa sostanza, infatti, sembra rendere più veloce il processo di recupero. E che ne dici di un panino al burro d'arachidi? Buone notizie! Una porzione standard da 2 cucchiai di burro d'arachidi contiene soltanto 3 grammi di grassi saturi, quello cattivo che blocca i vasi sanguigni, e circa 12 grammi di grassi insaturi, ovvero il tipo buono di cui il tuo corpo ha bisogno. L'olio d'oliva, ad esempio, ha lo stesso rapporto. Per renderlo ancora più sano, scegli il burro d'arachidi non salato e mettilo sul pane integrale. Il burro normale è ricco di grassi cattivi, ma può aiutarti ad assorbire vitamine importanti come A, D, E e K. Se sei preoccupato di prendere troppo peso, opta per il burro montato. Ha meno calorie ed è comunque buonissimo.
Il ketchup è pieno di tutte le cose buone che ha un pomodoro normale, piace al tuo cuore e può aiutarti a combattere lo stress. Sì, ancora quei magici antiossidanti. Opta per il ketchup biologico se puoi. È prodotto con pomodori coltivati in modo naturale, che contengono più sostanze nutritive. Almeno questo è ciò che ha scoperto un recente studio spagnolo. Essendo uno dei principali produttori mondiali di pomodori, probabilmente sanno di che cosa parlano. L'aceto di mele sembra essere un condimento perfetto per chi è a dieta. In più, abbassa gli zuccheri nel sangue. Questo tipo di aceto è ottimo anche se vuoi conservare il cibo in modo naturale, perché è dimostrato efficace contro i batteri nocivi. Alcune persone affermano che pulisce anche la pelle e la fa risplendere, ma ci sono poche prove scientifiche che possono confermarlo. Le patate dolci non hanno molte calorie nonostante siano, dolci. Sono anche ricche di ferro, rame e potassio. La vitamina B6 aiuta il tuo corpo a produrre la serotonina, l'ormone della felicità. Inoltre assumi il 120% della tua quantità giornaliera raccomandata di vitamina A. Sai, quella cosa che il tuo sistema immunitario desidera ardentemente. Le patate dolci sono ottime anche per idratarti e rendere la pelle più pulita. Di solito il cibo e i batteri non sono un buon mix. Se dai la colpa a tutte quelle verdure marce nel tuo frigo, ho visto, sai? Ma nei crauti sono una coppia perfetta. Gli esseri umani hanno bisogno di alcuni batteri per digerire bene, ma i batteri devono essere del tipo giusto. I crauti ti aiutano a tenere i batteri cattivi fuori dall'intestino, il che fa funzionare meglio il sistema digestivo. La tua pietanza mattutina è in realtà una sorta di superfood. Le uova sono ricche di vitamine e minerali, ed è meglio mangiarle bollite. In questo modo hanno più proteine e anche meno calorie rispetto alle uova fritte o strapazzate. Se vuoi mangiarti il riso, scegli quello integrale. Quando il riso bianco viene lavorato, infatti, gli viene tolta la buccia e viene lucidato. Sfortunatamente fino all'80% delle vitamine del gruppo B viene espulso, così come tante altre vitamine. Inoltre il riso integrale ha più fibre, il che ti fa sentire bene e sazio. Le sardine sono ricche di sostanze nutritive. Hanno molto calcio, tantissime proteine e poche calorie. Le proteine sono un must per mantenere la massa muscolare e stimolare la crescita dei muscoli. Se stai cercando di aumentare la massa e non ingrassare, ecco qui! Sardine! A proposito, migliorano anche il flusso sanguigno. Un altro pesce minuscolo che può fare miracoli per la tua salute è l'acciuga. È ricca di proteine, calcio e acidi grassi omega-3, proprio come qualsiasi pesce di grandi dimensioni. Ehi, la prossima volta ordina una pizza con le acciughe! Prova a sostituire il tuo tè o caffè con del rooibos per un paio di settimane. Si tratta di una pianta usata per fare il tè rosso. Diversi studi lo hanno collegato a cuore e reni sani. È anche un'ottima alternativa se hai una brutta reazione alla caffeina. Il tè rosso non ne contiene. Un bel plus! Ha zero calorie! Quindi se sei a dieta, provalo! Se continui ad evitare la carne di pollame scura, potresti ripensarci. Certo, la carne magra è una scelta salutare, niente da eccepire, ma le parti più scure contengono un ormone che stimola la digestione di grassi e proteine. Anche la carne di coscia di pollo o di tacchino è ricca di taurina, un amminoacido essenziale per un buon metabolismo e una buona digestione. L'avena è ricca di un'intera lista di vitamine, questo è un dato di fatto, ma è anche ottima per dimagrire. Ricca di fibre che ti mantengono pieno e carico di energia, l'avena contiene più proteine e grassi buoni rispetto ad altri cereali. In conclusione, la farina d'avena è una delle colazioni più salutari che puoi fare. È anche da preparare, è facile e veloce.